la diocesi della Spezia Sarzana Brugnato umilmente chiede al Santo Padre Francesco di voler iscrivere nel numero dei beati la venerabile serva di Dio Itala Mela, laica e oblata benedettina. E tutta la diocesi. Capo Papa Francesco, do ora lettura della lettera apostolica con la quale il Sommo Pontefice ha iscritto nel numero dei beati la venerabile serva di Dio Itala Mela. Concediamo facoltà che la venerabile serva di Dio Itala Mela, fedele laica, oblata benedettina del monastero di San Paolo in Urbe, la quale per la conformazione operata dalla grazia del battesimo avvertì e visse nella propria anima la misericordiosa inabitazione della Santissima Trinità, sia per il futuro chiamata beata ed il giorno 28 aprile possa essere celebrata nei luoghi e modi stabiliti dal diritto. C'è l'acclamazione di gioia da parte, e poi l'inno di Itala Mela che verrà ora eseguito. Ecco, si sta scoprendo l'immagine. Ecco, infatti, una delle parti del rito è proprio la scopertura della immagine della nuova beata. Ecco, viene ora portata la reliquia di Itala Mela dai genitori della ragazza che frequenta il liceo Costa, che è stato oggetto del miracolo di Itala Mela, quel miracolo che ha portato appunto alla cerimonia di oggi. Vediamo i genitori che portano all'altare la reliquia. Cari fratelli e sorelle, la beata Itala Mela ci lancia un appello. La chiamata universale alla santità vale anche per i fedeli laici, che se vivono con autenticità il loro battesimo possono divenire protagonisti della nuova evangelizzazione. La società, cari fratelli e sorelle, ha bisogno della santità laicale, ha bisogno della santità laicale in ogni settore della sua molteplice realtà, nell'educazione, nella famiglia, nella comunicazione sociale, nell'economia, nello sport, nel mondo del lavoro, nella politica, nell'amministrazione. E questo l'orizzonte della santità dei laici. E quindi nella beata Itala Mela la Chiesa lascia un messaggio di fiducia nella possibilità del laicato, non solo a vivere in pieno la santità cristiana, ma anche a essere artefice e protagonista del rinnovamento culturale e spirituale della società. Il mondo ha bisogno di santi laici che nobilitano l'umanità con i frutti preziosi della bontà, della fraternità e della carità. Ripetiamo insieme: beata Itala Mela, prega per noi.